Adesso devo arrivare alla stazione di Aosta perché mi hanno detto che non è possibile prenotare in anticipo il posto per la bici sulla navetta, quindi adesso mi devo recare lì di persona a vedere com'è la situazione. Se l'autista dirà che c'è posto, mi carica e magari almeno vado nel punto di partenza ufficiale della Via Francigena, ovvero al Colle del Gran San Bernardo. E se invece non mi potrà caricare, pazienza, parto da qua, parto da Aosta, farò una quarantina di chilometri in meno. Via. Dovrebbe essere un po' freschina l'aria, anche perché insomma siamo a 2500 metri, quindi controllato le previsioni dovrebbero stare intorno ai 9-10 gradi. Comunque sono le 9:20, tra un'oretta dovrei essere lì. Allora, arrivato al Colle del Gran San Bernardo c'è una nebbia clamorosa e fa pure freddo. Partenza da 2473 metri sul livello del mare, non so se si vede. Qui c'è il lago. Peccato per queste nuvole perché non si vede un granché. Adesso magari scendendo si dovrebbe schiarire, anche perché dietro l'angolo non c'erano queste nuvole. La bici è pronta, dietro c'è il lago che è sparito.
Allora, ho fatto una parte a bomba tutta in discesa, adesso sono nel borgo di Saint-Rémy, dove tra l'altro la guida consiglia di passare. E già la temperatura è cambiata. Adesso al sole. Bianca costeggia la strada principale che arriva su fino al colle del Gran San Bernardo. È un po' dissestata, però sicuramente si evita il via vai delle auto, delle moto, degli autobus che vanno su e giù, quindi si va un po' più piano qui, però è molto più tranquillo. Ok, si torna a Aosta. Purtroppo al colle del Gran San Bernardo non si vedeva niente, c'erano le nuvole molto basse e non ho potuto filmare né fotografare un granché. Poi era anche molto freddo. Tra l'altro mi sono anche scordato sul pullman il cappellino, l'ho perso. Mi devo cambiare, fa troppo caldo. Ho ancora tutti gli strati che mi ero messo su al colle del Gran San Bernardo. Non ci può, troppo caldo. Pure il cappello mi sono perso.
Direzione Verres, prima tappa fatta. Oggi ne dovrei riunire tre, perché poi dopo Verres dovrò andare a Ivrea e spero di arrivare intorno alle 18, tra le 18 e le 19 a destinazione. Adesso magari cerco di accelerare un pochettino e vediamo com'è la prossima tappa. Thank you.
sono più o meno a metà, forse ho superato la metà della tratta che va da Aosta a Verres. Percorso molto molto piacevole la parte iniziale, tutto su ciclabile, tutto lungo fiume. Peccato, è stato un vento potentissimo, sempre contrario ovviamente. Adesso c'è questo strappo, sono al 33° chilometro della seconda tappa, quindi sì, ho superato la metà. Do un'occhiata alla guida, mi pare che il tratto che poi della terza tappa che arriva fino a Ivrea dovrebbe essere abbastanza facile, un poco di dislivello, quasi niente. Quanto è dura, porca troia. Non finisce mai, non finisce mai sto strappo. Porca troia. È un muro, cazzo. Non è una salita, è una parete arrampicata. Sono arrivato a San Vincent, sono qui nel centro, serve un bar perché ho finito l'acqua. Che botta sta salita. Qua c'è il municipio, si vede? Insomma, allora, ho fatto breve pausa qui al centro di San Vincent. Non so se dice che si pronuncia così, San Vincent, va bene. E, ho mangiato, ho preso l'acqua. Sì, mangio. Mimetico, una delle cose più belle della via Francigena, è fighissimo. Arrivato a Verres, sto qui alla stazione, sono abbastanza stanco, però proseguo, visto che ho ancora circa 3 ore abbondanti di luce. È stata molto tosta questa seconda parte, tutto il tempo vento forte contrario. E poi ci sono state un sacco di salite, anche lunghe, molto ripide, con la bici carica è abbastanza tosta. E mi sono messo uno strato in più, visto che il sole comincia ad andare giù e l'aria è un po' più fresca. Riparto, destinazione Ivrea, anzi Borgo Franco di Ivrea, dove ho prenotato. Thank you.
Sono arrivato a Borgo Franco di Ivrea e praticamente all'ostello dove avevo prenotato non c'era nessuno perché si erano dimenticati della mia prenotazione. Dovevo aspettare che arrivassero ad aprirmi e vado a mangiare. No, senza cotto, anche oggi. Infatti 120 o 130 km, non lo so.